Siamo nel laboratorio di ceramica di Ester Ferruzzi ad Albanella. Ester ha studiato all'Istituto d'Arte di Salerno grafica pubblicitaria e poi dopo, col passare del tempo, ti sei dedicata al dipingere la ceramica. Vediamo insieme i passaggi di questa lavorazione. Allora, c'è una prima fase, si chiama la fase del biscotto, dove viene cotta la terracotta a 980 gradi. Poi successivamente avviene la smaltatura, ed è quella di cui mi occupo io. Il pezzo viene smaltato in uno smalto, poi diventa così bianco e inizia la fase di decoro, che ora vi farò vedere. La smaltatura viene fatta a immersione, Ester? Sì, viene fatta a immersione, sì. Quindi singolarmente ogni pezzo viene immerso in questa... Poi viene pulito, rifinito, perché ovviamente ci sono le colature, le imperfezioni, fino a che si arriva ad un prodotto del tutto omogeneo, una smaltatura omogenea dove permette di far scivolare il pennello perfettamente, senza imperfezioni e quant'altro. Adesso vediamo, dopo il processo di smaltatura, vediamo come si incomincia a dipingere la vera ceramica. Sì. In questo momento vediamo Ester che sta creando dei fregi. Questa è filettatura. Prima si filetta e poi dopo si riempie di colore. Dopo la filettatura, Ester, come si procede? Si riempie di colore e poi si creano le varie sfumature che uno vuole darci. Da quanti anni hai incominciato a dipingere su ceramica? Sono 10 anni che dipingo. Da quando avevo 13 anni che ho provato in un laboratorio stesso qui ad Albanella, facendo cose piccoline, maschere, soli, lune, cose così. E poi, lavorando in altri laboratori, ho coltivato questa passione, diventando forse sempre più precisa. Infatti, perché comunque tutta quanta la lavorazione è fatta a mano libera. Sì, interamente a mano libera. Non abbiamo stampi, non ho spolveri, niente, tutto a mano libera. Questi tipi di colore, Ester, si devono miscelare, li devi fare tu? Spiegaci un poco la diversità che ci sta tra i vari tipi di colori, questi qua per ceramica rispetto ad altri. Allora, i colori ceramici si trovano in polvere, che poi vengono diluiti in acqua. Diciamo, rispetto al colore, se non so, si vuole far venire molto tenue oppure più forte, si aggiunge o si toglie l'acqua. Però penso che ci sia comunque una cosa da dire, che il colore non deve essere né troppo denso né troppo liquido, cioè deve avere una sua corposità specifica, giusto? Sì. Perché altrimenti nel momento in cui lo facciamo troppo denso magari non scivola bene. Sì, sul pezzo. Essendo molto qualcosa di polveroso va a finire che non scivola, mentre essendo molto liquido non si vede abbastanza. Oppure cola e fa quelle... Sì, cola e non va bene. Adesso stai procedendo con delle sfumature dello stesso colore. Sì, un colore leggermente un pochino più forte. Questo qua si chiama il decoro barocco. In seguito a questa decorazione, Ester, la ceramica deve essere ricotta, giusto? Sì, deve essere ricotta a 930 gradi per 10 ore fino a vedere il prodotto finito. Viene messa sopra una vernice di nome cristallina. Cosa viene messo sopra per renderle brillanti? No, in questo caso niente. La cristallina però è polvere di cristallo e viene usata quando il pezzo sotto è in argilla bianca, perché
ci stanno cose, oggetti in terracotta rossa e cose d'argilla bianca. L'argilla bianca viene smaltata soltanto con la cristallina, avendo una base già bianca, tipo la pallina, che questa qua è d'argilla bianca. Allora, mettendoci solo la cristallina, avrà un effetto lucido, mentre la terracotta rossa ha bisogno di una base di smalto bianco e poi la cottura. Bene, quindi anche ci sono comunque varie differenze anche già nella base, diciamo, nel modo di partire. Di conseguenza poi dopo ci saranno anche conseguenze anche nel modo di lavorarle. Sì, ci stanno queste differenze qui, che l'argilla rossa è un pochino più complicata. L'argilla bianca è molto semplice, ha bisogno di meno lavorazione. Forse i costi sono diversi, i costi di base. Sì, l'argilla rossa, nonostante ha più lavorazione, costa di meno rispetto a quella bianca, che viene definita un pochino più pregiata. Nelle nostre zone cosa viene usata maggiormente, quella rossa o quella bianca? Nelle nostre zone quella rossa, sì. Anche perché comunque è conosciuta l'argilla rossa proprio per i tegami che usavano i nostri nonni. E l'argilla bianca poco conosciuta, anche perché è più nobile quella rossa. E quindi sono anche materiali che noi troviamo più facilmente qua, sono originali delle nostre parti, diciamo così. Bene, adesso Esther, stai facendo? Sto riempendo di colore tutti gli spazi bianchi, anche perché la ceramica, se non è colore, non è ceramica. Sono pochi quelli che me la richiedono bianca. Il colore sembra molto bello e molto richiesto. Per quanto riguarda i tipi di lavorazione che tu fai, quindi i disegni, ti avvicini molto alla ceramica di vetri o anche altri tipi di lavorazioni? No, la mia ceramica è interamente ceramica vetrese. Poi ci stanno altre ceramiche che comunque le faccio, però su ordinazione, anche perché io voglio rispettare diciamo le tradizioni e voglio rispettare le nostre zone. E mi dici un disegno tipico della ceramica vetrese? Allora, ci sta questo qui che è il barocco, poi ci stanno i limoni, il verde ramino con i limoni. Noi qui usiamo molto il melograno, proprio perché c'è la Madonna del Granato, oppure c'è il ciucciariello vietrese, la Donna Candeliera, tutte queste cose che richiamano un poco l'arte vietrese e che io voglio tramandare. Vuoi portare avanti? Esther, in questo momento ci spieghi cosa stai facendo? Allora, sto graffiando il pezzo proprio per far uscire delle parti bianche di riccio, perché siccome sotto ho fatto questo marrone, sopra darò quello bianco. Ci dare dei punti luce al pezzo. Ci sono delle cose in particolare che ti vengono richieste? Allora, a parte il limone, come diciamo oggetto c'è la brocca, ci sta l'insalatiera, la spaghettata, oppure da noi si usa tantissimo lo sponzapane, che sarebbe un contenitore a mezzaluna dove uno può impregnare il pane e il biscotto nell'acqua e poi metterlo a sgocciolare sopra questa mezzaluna che, essendo tutta traforata, permette all'acqua di scendere di nuovo nel recipiente. Questo è lo scola mozzarella, che può essere usato una volta messo il bocconcino qua dentro, viene preso col mestolino e poggiato qua sopra per far sì che scenda il siero di nuovo nel contenitore e che la mozzarella non sia impregnata troppo di siero.
Poi abbiamo, vabbè, le tazzine da caffè, anche richiestissime perché vengono, si rompono facilmente, allora ci vengono richieste spesso. Poi abbiamo per Natale, questa è una sveglia, come vi dicevo prima, questo qua, essendo d'argilla bianca, ha avuto solo un processo di decoro e di cristallizzazione, non di smaltatura. Questa qui è l'argilla bianca. La differenza tra argilla bianca e argilla rossa. Là vediamo delle coppette, delle coppe di gelato su quel vassoio. Cosa ci farai? No, quelle sono delle coppe champagne. Esther, in questo negozio tuo qua che abbiamo al Banella possiamo vedere la tua, tra virgolette, carriera, cioè i tuoi momenti diversi nel dipingere. Ci vuoi far capire un attimino di che cosa stiamo parlando? Cioè, qua passiamo dall'arte vetrese. Sì, qua è completamente tutta l'arte vetrese, dai limoni alle paperelle, classica conosciuta come solimene. Abbiamo un po' di frutta, perché è la cosa che ci viene richiesta molto, tantissimo. Poi vediamo un altro genere di lavorazione, questa qua per esempio. Questo qua è un decoro mio, personale, che non troverete a nessuna parte. L'ho sviluppato dopo tanti procedimenti e tante cose, perché a me piacciono le cose molto fini. Allora per me questo decoro rappresenta proprio la finezza e la semplicità come sono io. Da quest'altra parte invece possiamo vedere qualcosa di diverso, un tocco naif. Sì, qua c'è il decoro naif, classico con le casette, il mare, paesaggio costiero di Positano, Amalfi e Sorrento, diciamo la nostra costiera amalfitana. Poi per esempio qua invece abbiamo questo portafrutta, che è ancora un altro tipo di decorazione. Sì, questo qua rappresenta Positano, al centro c'è un paesaggio di Positano e poi tutto torno ci sta un decoro barocco, pure classico vietrese, molto richiesto. Qua possiamo vedere i presepi fatti in argilla, completamente a mano. Sì, questa qua è una lavorazione completamente fatta a mano, da me esclusivamente. E quando ho un po' di tempo mi dedico anche al modellare la ceramica, visto che richiede tantissimo tempo, ne faccio proprio pochi pezzi che si possono trovare esclusivamente qui e al negozio giù a Capaccio Scalo. Come possiamo vedere nella vetrina, fai anche le confettate e torte, giusto Esther? Sì, abbiamo nelle occasioni, diciamo, di battesimi, matrimoni, comunioni, partiamo dalla bomboniera fino ad arrivare alla confettata, cosa che a me piace tantissimo, e cerchiamo di inserire anche molta ceramica, tipo i contenitori, i ciucciarielli sopra, proprio chi vuole una confettata un pochino più particolare. Esther, diamo qualche indicazione dei tuoi negozi qui a Albanella. Allora, qui ad Albanella in via Garibaldi numero 34 e a Capaccio Scalo via Carlo Alberto Dalla Chiesa. Per chi vorrebbe dei contatti per richieste, non so, personalizzate oppure specifiche, il mio numero è 339-6752-561. Ringraziamo Esther e a voi alla prossima puntata di Fantasie Artigianali.